Buongiorno. Oggi parliamo di cronaca nera, di un caso che ha attraversato la storia di Firenze per decenni. 8 duplici delitti dal 68 all'85 e una assoluzione in appello nel 1996 per colui che nella memoria collettiva è sempre rimasto il mostro di Firenze, Pietro Pacciani. Pacciani morì 2 anni dopo l'assoluzione, ma in seguito la sentenza fu annullata dalla Cassazione. Molti altri personaggi entrarono nelle inchieste e finirono in carcere, e però non fu fatta mai piena luce su quei terribili delitti. Non so quello che è andato a fare questo male. Io sono una persona, ho sempre lavorato per campare la famiglia, sono sempre stato in famiglia e tutti lo possono dire, ha testimoniato anche la mia moglie, dice, già hai visto di bere un bicchiere di vino, ma quello senz'altro, perché lavoravo tanto, altri vizi non avevo, si beveva un bicchiere di vino e poi mi addormentavo e andavo a letto. Vuol tornare a Mercatale? Benedetti signore, ma non so che domande le sono queste. In dove andrà secondo lei? In il convento a Fammi Frate? 13 febbraio 96 si chiude uno dei processi più discussi del secolo. Pacciani è assolto in appello dopo la condanna all'ergastolo in primo grado. Il nome di Pietro Pacciani, di professione contadino, di Mercatale, vicino a Firenze, entra nell'inchiesta più di 10 anni fa, nell'85. Una lettera anonima agli investigatori, ma solo molti anni più tardi Pacciani diventa il maggior indiziato per i delitti del mostro. Una sequenza di 8 duplici omicidi fra il 68 e l'85. Pacciani, personaggio complesso, pieno di luci e ombre, di lui si è detto di tutto, furbo, ingenuo, violento, vittima, calcolatore. Insomma, appunto, tutto è il contrario di tutto, con precedenti per omicidio e violenza carnale sulle figlie. Forse non il mostro, ma così a molti appare. Ma come si è arrivati a Pacciani? Da Firenze, Federico Monechi. Il silenzio del mostro. La sua pistola non sparava da anni. Dopo 16 vittime il rito di morte si era fermato. Quel silenzio poteva avere un significato. Partì da questa considerazione l'ultima inchiesta sui delitti del maniaco e diventerà l'indagine su Pietro Pacciani. Ma il nome del contadino del Mugello era già comparso molti anni prima nelle cronache sui delitti. 1981, Calenzano, il quarto agguato. Pochi giorni dopo, il 29 ottobre, la Nazione pubblica una storia successa 30 anni prima, nel 51. Pietro Pacciani sorprende la fidanzata Miranda nel bosco con un amante e uccide il rivale. Nell'articolo parla Aldo Fezzi, detto il Giubba, il cantastorie che su quel fatto di sangue aveva scritto di getto 24 quartine che cantava per fiere e mercati. La voce non è più limpida come un tempo, ma queste locandine sono una rarità. Con questo si salvava, il generino presto risposerebbe. La ballata sul Pacciani non stimolò alcuna curiosità. Solo tanti anni dopo, chi accusava il contadino cercherà di convincere i giudici che quel delitto fu l'inizio di una ossessione e una prova della brutalità del maniaco. La croce è ancora lì, nel bosco di Tassinaia. Un epitaffio avverte: mai mano d'uomo fu tanto empia quanto quella che qui uccise Severino Bonini. Pacciani lo colpì con 19 coltellate, gli fracassò il cranio a colpi di pietra e di stivale, abusò della ragazza. Quando Pietro Pacciani esce di galera, si fa una famiglia. Trova moglie a San Benedetto in Alpe, è quassù tra queste montagne che vive Angiolina, la figlia strana di un povero boscaiolo. Angiolina,
Ci avvenne anche tutti su sapere questi due poveri ragazzi. Gli è morta la mamma che erano piccolissimi. Sì. Non mangiava neanche perché non aveva nulla da mangiare. Mi ricordo avevo poco anch'io perché stavo in campagna, ma veniva, faceva il boscaiolo, non aveva mai nulla da mangiare questo povero uomo, il babbo di lei. No? Il parroco della chiesa conserva l'atto di matrimonio. Pacciani aveva 40 anni, arrivava in Lambretta con la sua fama di giovanotto rissoso. Si sapeva che era non so quante fece di galera e allora gli dicevano: tu sei venuto a prendere la figlia di Pio che tu sei un avanzo di galera. Ecco, questo io ero giovane, mi ricordo. 1985, un altro scenario di morte, l'ultimo scempio del maniaco a Scopeti. Tra le tante segnalazioni spunta il nome di Pietro Pacciani. Una lettera anonima suggerisce di indagare su quello scaltro contadino di Mercatale Val di Pesa, tiratore scelto, padre padrone in famiglia, che era già stato in galera. Solo 11 anni dopo verrà scoperto l'autore di quel messaggio. L'indicazione su Pacciani è precisa e nel disorientamento generale per i crimini di un mostro che sembra inafferrabile, i carabinieri gli fanno una visita, qualche domanda, danno un'occhiata in casa, senza troppa convinzione. Pacciani è già anziano e non ricorda l'immagine di un serial killer. In paese è chiacchierato per il suo caratteraccio, sempre pronto ad infiammarsi. Lo chiamano il Vampa. Un giorno, una sera, io non c'ero per dire la verità. Metteva la benzina in bocca, no? E la sputava, capito? E poi con un fiammifero gli dava fuoco. Cioè che faceva la vampata. Faceva il drago. Faceva il drago, sì. Però una sera, Madonna Santa, e il vento contrario gli buttò in viso, si bruciò tutto, tutti i fiori e gli occhi, tutto bruciava. Ah sì? Va. Il maniaco è nell'ombra, la pistola calibro 22 non spara da 2 anni. È il 1987 e Pietro Pacciani finisce in carcere. Sono le due figlie a denunciarlo, i giudici lo condannano per violenza carnale. L'inchiesta cerca la risposta al silenzio del mostro, adottando un metodo scientifico. Quando torna a casa nel dicembre 91, è indagato per 7 degli 8 duplici delitti del maniaco di Firenze. Inizia il suo calvario e l'ultima fase dell'inchiesta. La vita di Pacciani non ha più segreti, nasce il suo personaggio. Agli atti dei suoi avvocati aggiunge i suoi memoriali. Ne scriverà una 20, raccontando sempre la sua storia di contadino vecchio e malato. Contro di lui, padre di famiglia, solo trucchi e macchinazioni. Ma Pietro Pacciani è anche un abile imbalsamatore, sa muoversi nei boschi, colleziona giornali pornografici, chi lo conosce lo teme. La famiglia non poteva essergli d'ostacolo, in casa gli danno del lei, lo chiamano padrone, moglie e figlia vivono in soggezione. Pietro Pacciani non è uno sprovveduto e sa toccare anche le corde più sensibili. Scrive in versi e cita il Vangelo, invoca la giustizia divina, comportamenti che lasciano impressioni opposte, interpretati come il segno dell'innocenza o dell'abilità di un commediante. È proprio dell'uomo, quando è nella sofferenza e quando si vede affogare, di attaccarsi a quello che c'è. È la religione della nostra gente, è quello sembrato nelle nostre campagne. A chi ci si rivolge? Alla mamma e a Dio. Non mi sembra né più furbo né più mentitore di tanti altri, ecco, siamo nella media, è quello che qualunque avrebbe fatto. Come ti ripeto, c'è questa esperienza di carcere che gli dà questo modo di fare, questo modo di che è il suo, capito? Qui il discorso della verità, intesa come cosa che ti deve, per cui giochi la vita, non ci sarà a volte nemmeno noi presi. Pacciani è l'esponente di una, virgolette, cultura che si acquisisce e che fa questo mestiere, lo sa, durante lunghi anni di carcerazione. Pacciani è stato in carcere dal 51 al 64. La sua rusticità, dopo aver commesso l'omicidio del 51, è scomparsa, perché per vivere in carcere e nei vari carceri in cui ha vissuto Pacciani, bisogna sapersi ben adattare alla vita. Bisogna saper simulare, bisogna saper mentire, bisogna sapere acquisire, per l'appunto, l'astuzia carceraria. Aprile 92, a Mercatale Val di Pesa, dove Pacciani vive dal 73, inizia la più spettacolare e lunga perquisizione mai ordinata in Italia.
La squadra antimostro usa il metal detector, scava nell'orto e trova una cartuccia dello stesso calibro di quelle sparate dalla pistola del maniaco. Pietro Pacciani si arrabbia per i danni. Quando io quelle radici tremavo, io dalla rabbia, mi sentivo male, io, Dio, ma è una bellezza, che uno fa? Un po' di terreno bruco, che era la bellezza di uno, ci sta, ci doveva vivere una vita, Dio della Madonna Immacolata. Le lamentele di Pietro Pacciani. Ormai tutti conoscono la storia del contadino del Mugello. Il 16 gennaio del 93, mentre a Firenze si inaugura l'anno giudiziario, scatta l'arresto. Il mostro non colpirà più, dicono in procura. Dopo quasi 25 anni dal primo agguato, Firenze si prepara a processare l'incubo che ha segnato con un'ombra di morte le sue colline, ma stenta a riconoscerlo nell'immagine goffa di un contadino. Pacciani si presenta al processo alla sua maniera. Mi hanno preso come un capo espiatorio, messo in croce, mi paro Cristo, senza aver fatto nulla di male a nessuno. Ho lavorato una vita nella per mantenere la mia famiglia. Le telecamere portano nelle case il male allo stato puro, la ricostruzione degli 8 duplici delitti, lo scempio dei corpi. Il pubblico ministero descrive un quadro, un sarcofago con una mummia, una figura mezza toro e mezza donna. Lo attribuisce all'imputato, c'è la sua firma, ha aggiunto particolari inquietanti, è una prova delle sue persecuzioni. Pacciani invece sostiene di averlo trovato e colorato, non c'è il parere ufficiale di un esperto. Alla fine si scopre che l'autore è un pittore sudamericano e per l'accusa è un imbarazzante scivolone. Cresce l'interesse intorno al processo, si discute degli indizi, il blocco da disegno tedesco, un portasapone da poche lire, la cartuccia trovata nell'orto. 2 anni prima un altro anonimo aveva inviato un pezzo di pistola, l'asta a guida molla. E battaglia sulle perizie. In aula compaiono testimoni ambigui, impauriti, che raccontano vicende di un mondo contadino dove la rispettabilità nasconde storie di perversione. Pacciani accusa i giornalisti di avergli girato contro la popolazione, ma ha sempre la risposta pronta e si fa intervistare anche in cella. Rifiuta però l'interrogatorio in aula ed era un suo diritto. Ma incanta tutti con un monologo difensivo di 2 ore. Se noi si tiene di conto le parole di Gesù nel Santo Vangelo, diciamatevi tutti come fratelli, un'altra epigrafe che dice: prima di fare un'azione, immedesimatevi in voi stessi. Vale a dire, se fu questa azione, famo un esame di coscienza, la facessano a me, avrà piacere? No, allora non lo famo nemmeno a lui. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado. Il primo novembre 94, l'aula bunker di Santa Verdiana ribolle di emozioni. Pietro Pacciani si dispera mentre il presidente della Corte d'Assise di Firenze legge la sentenza che lo condanna all'ergastolo. Il mostro è un serial killer, stesso tipo di vittime, coppie che si appartano, stessa tecnica, una volontà di infierire che si ripete, un'ossessione. Uccide le sue 16 vittime tra il 68 e l'85 e sono anni di paura, di terrore, anche di sospetti che portano in carcere diversi uomini, indicati via via come il mostro. Una lunga storia e ce la racconta Fabio Cappelli. Settembre 1985, 2 giovani turisti francesi, Nadine Moriot e Michel Crevicili, vengono uccisi nel bosco degli Scopeti. L'assassino o gli assassini colpiscono con la beretta calibro 22 mentre la coppia è in tenda. Il ragazzo, benché ferito al volto, cerca di fuggire ma viene raggiunto e finito a coltellate. Sul corpo di lei si consuma, ancora una volta, un macabro rituale di mutilazione e un lembo del suo seno sarà inviato per sfida agli inquirenti. I ragazzi, a quanto pare, erano stati avvertiti dei rischi del campeggio libero nelle campagne attorno a Firenze, in un momento in cui la psicosi era altissima, ma evidentemente non pensavano di finire anche loro nelle mani del mostro. Quella fu l'ultima volta in cui colpì la beretta calibro 22. La lunga scia di sangue era iniziata 17 anni prima, nel 68, quando, nei pressi del cimitero di Signa, furono uccisi 2 amanti, Antonio Lobianco e Barbara Locci.
Sul sedile posteriore il figlio di lei, Natalino, che viene risparmiato. Dell'omicidio si autoaccusa il marito della vittima, Stefano Mele, che sconterà 14 anni di carcere. Mele aveva fatto anche il nome di alcuni complici, sardi come lui e la moglie, che in quell'occasione non vengono processati ma che finiranno coinvolti nell'inchiesta parecchi anni dopo. L'arma del delitto non viene ritrovata e torna a colpire nel 74 mentre Mele è ancora in carcere. In una vigna vicino Borgo San Lorenzo vengono uccisi i 18enni Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. L'assassino infierisce con 97 coltellate sul corpo di lei. 7 anni di silenzio, poi nell'81 il maniaco colpisce 2 volte. A Scandicci muoiono Carmela Denuccio e Giovanni Foggi, a Calenzano Stefano Baldi e Susanna Cambi. Anche stavolta l'assassino infierisce con ferite e mutilazioni. L'anno successivo il maniaco si avvicina a una coppia appartata in auto nei pressi di Montespertoli. Uccide subito lei, Antonella Migliorini, mentre lui, Paolo Mainardi, cerca disperatamente di fuggire. Sbaglia però manovra e finisce in una buca. L'assassino lo colpisce, ma il giovane non muore subito. Passerà una notte in coma senza aver potuto raccontare quel che aveva visto. La caccia al colpevole, dopo tanti orribili delitti, è frenetica. I controlli sulle strade diventano più frequenti, soprattutto agli uomini che viaggiano da soli. Le coppie non si appartano più in luoghi isolati. Il primo a finire in carcere con l'accusa di essere il mostro è Enzo Spalletti, un autista di ambulanze noto come Guardone. Mentre in carcere il maniaco colpisce di nuovo. Le indagini conoscono una svolta quando per un caso ci si accorge che la pistola del mostro è la stessa utilizzata in un vecchio delitto ormai archiviato, quello del 68 di Castelletti di Signa. Comincia la storia della pista sarda. Il primo a finire in carcere nell'agosto 82 è Francesco Vinci. Sembra la svolta decisiva, ma Vinci nega e non cede. È ancora dentro quando nel settembre 83 in un camper parcheggiato in un oliveto a Giogoli vengono trovati i cadaveri di 2 giovani tedeschi, Horst Mayer e Uwe Rusch. È la prima volta che il maniaco colpisce 2 uomini, forse l'ha tratto in inganno la lunga chioma di uno dei 2. Nel gennaio dell'84 l'altro colpo di scena, questa volta sono 2 le persone accusate di essere il mostro, Pietro Mucciarini e Giovanni Mele, fratello di Stefano, l'omicida confesso del 68. Neanche stavolta il caso è risolto, la stessa estate infatti a Vicchio di Mugello muoiono colpiti dalla micidiale beretta Claudio Stefanacci e Pia Rontini. L'assassino arriva dall'unica parte non sorvegliata attraversando un campo di erba medica. E rieccoci all'85, all'omicidio dei francesi, quello che attira adesso le principali attenzioni degli inquirenti, perché alcuni testimoni oculari avrebbero visto Pacciani sparare dopo che il suo amico Mario Vanni aveva aperto la tenda con un coltello. La pista sarda non viene abbandonata subito dopo gli ultimi delitti. L'ultimo ad essere coinvolto è Salvatore Vinci, fratello di Francesco, incarcerato nell'86. Assieme a tutti gli altri mostri per sbaglio, sarà prosciolto definitivamente solo nell'89 e senza neppure le scuse. Ancora oggi c'è chi ritiene, non ultima la difesa di Pacciani, che la pista sarda possa fornire ancora qualche elemento. Mario Spezzi, autore di 2 libri sul mostro, avrebbe trovato negli atti interessanti analogie col profilo ideale del maniaco tracciato nell'89 dall'FBI e lontano dalla figura di Pacciani. Sono delle indicazioni molto precise, molto utili. Le principali mi sembrano queste, che si tratta di un soggetto sessualmente inadeguato, che non è capace di mantenere dei rapporti con donne della sua età, che vive da solo, perlomeno viveva da solo nell'epoca dei delitti e che ha sempre agito da solo. Leggendo gli atti, tu hai trovato forse una pista, cioè forse un personaggio che potrebbe coincidere con questo ritratto. Nella rilettura degli atti dell'inchiesta c'è la possibilità di trovare dei riscontri di tipo oggettivo, e non per fare delle teorie, ma degli scontri di tipo oggettivo che possono portare a delineare un personaggio che si adatta molto bene a questo tipo di criminale. Primo delitto, noi abbiamo un assassino confesso, e questo può trovare il tempo che trova, ma anche un testimone, il piccolo Natalino, che dicono delle cose che hanno trovato dei riscontri oggettivi, ed è secondo me di lì che bisogna partire. Ad esempio, quali cose? Ad esempio, viene detto che erano presenti altre persone e le descrivono in maniera inequivocabile. Sappiamo benissimo che queste persone, che poi sono state tutte successivamente arrestate negli anni come presunti mostri, sono state tutte scagionate dal mostro di Firenze. Quindi è qualcuno che non faceva parte di quel gruppo, ma che senz'altro contiguo a quel gruppo, contiguo in maniera tale da potersi impossessare di quella pistola.
Quindi il passaggio della Beretta. Il passaggio della Beretta è la chiave. Molti personaggi sono però definitivamente usciti di scena. Stefano Mele è morto dopo molti anni passati in clinica. Suo figlio Natalino non ha mai raccontato nulla di rilevante agli inquirenti. Francesco Vinci è stato ucciso e bruciato 2 anni fa, un delitto ancora misterioso. E Pacciani è l'ultimo indiziato condannato all'ergastolo, come abbiamo detto nel primo procedimento, ma siamo al secondo e adesso lo ripercorriamo. I giudici sono quelli della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Martedì scorso, lo sapete, la Corte ribalta il verdetto precedente. 5 ore e mezzo di camera di consiglio e così in un soffio Pacciani passa dal carcere a vita all'assoluzione per non aver commesso il fatto. Fabio Capelli. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, sezione seconda, visti gli articoli 605 e 530 Codice Procedura Penale, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di primo grado di Firenze in data 1 novembre 1994, appellata dall'imputato Pacciani Pietro e dalla Procura della Repubblica di Firenze, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, signori! Signori, per favore, silenzio! Tutte le imputazioni per le quali è riportato condanna in primo grado per non aver commesso il fatto. E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Prendi. Avvocato, un commento. La sentenza di assoluzione di Pacciani nel processo di appello giunge al termine di ore convulse. Il giorno prima si era diffusa la voce che la Procura di Firenze aveva trovato elementi gravissimi contro il contadino di Mercatale. Poi, nella notte, scatta l'arresto di Mario Vanni, il compagno di merende di Pacciani, con l'accusa di duplice omicidio e di vilipendio di cadavere per il delitto degli scopeti del 1985. L'udienza si apre in un clima attesissimo. Amaro lo sfogo del difensore di Pacciani, l'avvocato Bevacqua. Non vi sembra un po' eccessivo tutto questo a quest'ora, oggi? No? Una forzatura. Vi sembra tempestivo? No, vi sembra tempestivo? Opportuno? È un clima giusto? È il clima che deve rasserenare il giudice? L'attesa, dentro e fuori dall'aula, è tutta rivolta alla replica dell'accusa. Il procuratore generale Piero Toni, nella sua requisitoria, aveva demolito la sentenza di primo grado. Allo stato attuale degli indizi aveva detto la colpevolezza di Pacciani non sembra né certa né probabile. Ma ora tutti sanno che la Procura di Firenze gli ha trasmesso i nuovi elementi e lui ne proporrà alla Corte l'acquisizione. Avevo detto che questo processo è un processo singolare e avevo tentato di spiegare a me stesso perché il processo mi sembrava singolare e io credo che i fatti di questi giorni confermano la singolarità di questo processo. Voi siete stati chiamati a giudicare un fatto ed io ora vi chiedo di giudicare un altro fatto. Avevo detto d'altra parte che le prove non erano allo stato degli atti sufficienti e in realtà ora parrebbe che sia sorta la possibilità di integrare ed arricchire quelle prove che a me parevano insufficienti. In questa ordinanza si fa menzione di questi 4 testi, alfa, beta, gamma, delta. Segnalo che alfa, beta, secondo la motivazione, sarebbero stati presenti nel 1985 verso mezzanotte, quando i 2 ragazzi francesi sarebbero stati uccisi. I testi sono indicati con nomi in codice perché ancora coperti dal segreto. La Corte fa capire che in questo modo non può ammetterli e si riunisce subito in camera di consiglio. Comunque noi non possiamo sentire alfabeta, eh? Alfabeta non lo possiamo sentire. No, alfabeta non si può sentire, difatti mi hanno assicurato che... Ma non siamo ancora nel campo dell'algebra. Certo. Dopo più di 5 ore arriva la sentenza ed è assoluzione. Non sono state accolte neanche le altre richieste di perizia, ad esempio sul proiettile ritrovato nell'orto di Pacciani, richieste che avrebbero consentito di prolungare il dibattimento. In aula, tra i parenti delle vittime, c'è solo Disperato, il padre di Pierontini.
La sentenza innesca inevitabili polemiche. Il procuratore aggiunto Fleury dice di trovare incomprensibile la decisione della Corte d'Appello. Replica il secondo giudice togato, Francesco Carvisiglia. Non potevamo neanche valutare l'acquisizione di testimonianze presentate così. Le polemiche avevano del resto accompagnato tutto il processo d'appello. Queste le parole di Pierluigi Vigna, capo della Procura fiorentina, dopo la requisitoria del PM. Un dibattimento che è durato 6 mesi, forse più. Un'indagine che è durata vari anni, una sentenza fatta da una corte d'assise, direi che secondo la mia impressione avrebbe meritato una requisitoria diversa, come dissi ieri, nelle forme e nei contenuti. Pronta era giunta la replica della Procura Generale. Un procedimento di appello è in corso e deve essere evitato ogni rischio o semplice parvenza di interferenze o di ingerenze nella condotta e nelle valutazioni proprie dei soggetti processuali individuati dalla legge. Il comportamento di Vigna diventa oggetto di interrogazioni parlamentari e se ne occupa anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma la Procura di Firenze continua nel suo lavoro di inchiesta sui delitti del mostro. Pacciani però esce di scena, almeno per il momento. Avvocato, Pacciani a questo punto può essere di nuovo oggetto di indagine o addirittura arrestato? Lo escluderei, nel senso che la sentenza di secondo grado è una sentenza che produce i suoi effetti fin tanto che non verrà annullata, nella ipotesi che venisse ricorsa con il meccanismo del ricorso per Cassazione, dalla Suprema Corte di Cassazione. Quindi solo fino a quel momento a Pacciani non può accadere assolutamente nulla? Direi proprio di no. E se passa in giudicato questa sentenza non gli potrà più accadere nulla. Chi può presentare ricorso alla Cassazione adesso? Ricorso per Cassazione può essere presentato dal Procuratore Generale, come ufficio, sia ben chiaro. Il sostituto procuratore generale Pietro Toni ha già detto che deciderà per un eventuale ricorso in Cassazione solo dopo aver letto le motivazioni della sentenza. La Corte, per depositarle, ha 90 giorni di tempo. L'inchiesta che ha portato all'arresto di Vanni e il processo che ha assolto Pacciani si collocano su due piani giudiziari completamente diversi, ma che, visti contestualmente, disegnano un vero e proprio paradosso. Mario Vanni è in carcere con l'accusa di essere il complice di una persona, Pietro Pacciani, giudicata innocente e dunque in libertà. L'inchiesta prosegue adesso su questo insolito binario. Dunque non finisce qui, il caso è riaperto. In carcere ora come complice di Pacciani c'è il suo amico Mario Vanni, ex postino di Mercatale. Ci sono, avete sentito, nuovi testimoni oculari a carico di Vanni. E dicono di aver visto Vanni mentre squarciava la tenda da campeggio di una coppia di giovani francesi. E hanno anche visto Pacciani, così dicono, sparare ai due. E oggi primo interrogatorio per Vanni. Allora, dopo 28 anni dalle prime due vittime, si ricomincia da capo? Giovanni Spinoso, da Firenze. Se il racconto dei due nuovi testimoni oculari dello scempio nella piazzola di Scopeti è veritiero e non sogno morboso di disadattati mentali e sociali, c'è da capire come simili personaggi possono aver tenuto per sé per 11 anni un segreto così lacerante. Fernando e Giancarlo, chiamiamoli solo per nome, visto che il loro cognome ormai è un segreto di Pulcinella, non ne hanno mai fatto cenno ad alcuno, non si sono mai confidati, pare impossibile. Scopriremo forse che in questi anni hanno dato segnali a destra e sinistra, forse troppo deboli, che non sono stati colti dai loro familiari e dagli inquirenti. Ma c'è da dire che i due testimoni dell'ultimo omicidio con la beretta calibro 22 dicono di essere stati minacciati di morte la sera stessa dell'omicidio, l'8 settembre 85, lì sulla piazzola, proprio dagli autori. Secondo quanto contestano gli stessi magistrati a Mario Vanni, Fernando è stato terrorizzato negli anni successivi perché non parlasse, mentre Giancarlo ha avuto un trattamento diverso. Mario Vanni, l'ex postino di Monte Feridolfi, gli è stato vicino, se lo è fatto più amico, forse per meglio controllarlo ed evitare che gli sfuggissero rivelazioni da ergastolo. Perché non li conosco perché li conosco da tanti anni, sicuramente. Ci stavamo anche a mangiare assieme da casa sua. Giancarlo, ora in un rifugio protetto, lo racconta anche a noi. Vanni lo conosceva bene da oltre 20 anni
è stato a cena a casa loro e della moglie diceva certo non era una donna perfetta. Mario Vanni, per quanto se ne sa, conobbe Pietro Pacciani quando, dopo una bella raccomandazione, riuscì a farsi assumere come postino e cominciò a servire proprio la zona di Monte Firidolfi. Un tipo alto, prestante, girava con la Vespa, lasciava la posta sui muri di cinta, le raccomandate dietro le grondaie. Nella borsa, insieme alla posta, teneva sempre riviste pornografiche e uno stimolatore che aveva comprato insieme a Pacciani a Firenze. Una volta, era il periodo del terrorismo, Vanni salì in corriera. Nel sedersi gli cadde lungo il corridoio quell'aggeggio mezzo incartato. Ruzzolò per tutto il pullman mentre i passeggeri, impauriti, temendo fosse una bomba a mano, scesero a rotta di collo. Al duo Vanni Pacciani si unì anche un disgraziato, un ex maresciallo in pensione dei carabinieri, Francesco, che era un po' considerato il ragioniere della compagnia. Scriveva le pratiche, le domande per il porto d'armi, per far ottenere a Pacciani la riabilitazione nel 1979 dopo il processo del 1951 e il delitto di tassinaia. L'ex maresciallo ha accompagnato più volte Pacciani nel Mugello alla fine degli anni 70. Fernando, l'altro personaggio di Monte Firidolfi, era un tipino da prendere con le molle, uno che andava a giornata qua e là a fare l'imbianchino a Firenze e nei paesini intorno a Mercatale. Non ha la patente, ma guida soltanto un Apino e con Giancarlo spesso andava a Firenze a cercare consolazione da signori dai prezzi modici. Giancarlo aveva preso una scuffia incredibile per una di queste, Filippa, che nel dopolavoro si concedeva qualche ora di relax offrendosi a questa pasta d'uomo, generoso quanto ingenuo. Giancarlo era un tipo però che non andava stuzzicato più di tanto. Il suo soprannome, Katanga, se lo è conquistato riemergendo vincitore da risse furibonde nei bar e sui marciapiedi. È un po' questo il mondo in cui è maturato l'ultimo omicidio con la beretta calibro 22 nella piazzola di Scopeti l'8 settembre 1985. Se quel delitto fu il patto di sangue che legava Pacciani e Vanni, come ritengono gli inquirenti della Procura di Firenze, riacquistano rilevanza alcune circostanze. Pietro Pacciani scrisse dal carcere di Sollicciano nel 1989 all'amico Mario Vanni e Vanni, appena ricevuta la lettera, si precipitò da Lorenzo Nesi chiedendogli se poteva accompagnarlo subito dalla moglie del Pacciani, l'Angiolina Manni. Vanni non fece vedere la lettera al Nesi ed anzi lo congedò sull'uscio di casa dell'Angiolina. Gli disse soltanto che c'erano cose gravissime. Venne da me in viale San Francesco mentre era a lavorare, mi disse di portarlo da Pietro, dalla moglie di Pietro, perché Pietro gli aveva scritto di galera. Io non so nemmeno se di galera si può scrivere, a regola si può scrivere. Mi disse che c'era cose grosse, fatti di sangue e cose brutte. Io dissi, vamo e tu poi. Giancarlo non sembra rendersi conto della delicatezza della sua testimonianza che ha inguaiato l'amico Mario Vanni. Appare un po' dispiaciuto, ma non ha alcuna intenzione di ritrattare. Quel che ho scritto, ci dice. Il verbale sono 8-9 pagine e tutto scritto lì, la mia verità. Come ti ho detto, gli ho scritto, sicché non posso venire a dire una cosa e parlare. Il verbale è scritto, è filmato, sicché... Ve l'ho detto di lì, c'è buona. L'inchiesta è riaperta e il mostro ancora non ha un nome e un volto. Fin qui la vicenda ha lasciato una serie di domande in sospeso, da come sono state condotte le indagini al comportamento della stampa. Pacciani è sempre stato protagonista, da criminale a star della TV, da carnefice a vittima, comunque sempre in prima pagina. Luigi Bertoccioni. Chiuso. Vuole stare chiuso, chiuso con la giustizia? Chiuso. No, chiuso, chiuso con voi altri. Non fai più domande. Fai domande. Bravo, bravo. Bravo. Non è chiuso. Bravo. Perché, secondo lei la stampa ha trattato male? L'ha trattata male la stampa? No. Un po' sì? Un po' no? Ha trattato... Perché non risponde? Che mi rapida in giro la gente. Sì. Roma, la stampa della questura, tre decani della cronaca nera. Era un mostro, adesso sembra un santo. Sì, Pacciani è stato assolto nonostante che dall'inizio si pensava assolutamente, tutti volevano che Pacciani fosse stato senz'altro il colpevole di questi omicidi. Comunque nel corso
di tutte le indagini che noi abbiamo seguito, comunque non direttamente, indirettamente, interessandoci di questo, di questi episodi, si vedeva che gli investigatori, la magistratura, forzava la mano su Pacciani. Non c'erano, secondo il mio parere, delle prove evidenti che lui fosse il colpevole di tutti questi omicidi. Personalmente sono innocentista. Per me ci sono molti indizi, sospetti, ma prove valide. La prova del 9 non è uscita fuori. L'indizio è la prova. Faccio un esempio. Se sul luogo del delitto si trova un coltello con la mia impronta digitale, quella è una prova che io con quel coltello ho ucciso la vittima. Se sul luogo del delitto si trova un coltello del tipo uguale a quello che io ho comprato il giorno prima da una coltelleria della città, quello è soltanto un indizio che va nella mia direzione. La distinzione tra l'indizio e la prova è molto sottile, e soprattutto nei casi di mezzo, perché poi ci sono i casi estremi, ed è da lì che nascono le difficoltà di sentenze come quella di Pacciani. Nella mia pratica di avvocato difendevo un padre accusato ingiustamente di avere molestato sessualmente la propria figlia di 4-5 anni. Al processo il pubblico ministero porta come prova indiziaria due fotografie della bambina nuda. Chiedo all'ufficiale di polizia che aveva eseguito questo sequestro, dove ha trovato queste fotografie? Le ho trovate a casa dell'imputato. Sì, ma dove? In un cassetto dell'imputato. Dove erano esattamente? Erano insieme ad altre foto. Quante erano le altre foto? Ma un centinaio circa. Come appariva la bambina in queste foto? Era vestita o nuda? No, era vestita. Perché non ha preso anche quelle foto e non ce le ha portate? Perché le ritenevo inutili ai fini dell'indagine. Ecco l'errore. Ciò che non prova l'ipotesi accusatoria viene giudicato inutile. Se ci si mette in questa ottica, noi, anziché trovare le prove dell'ipotesi accusatoria, in qualche modo le produciamo. Come è finito questo processo? Male. Cioè? Con la condanna? Sì. Male non l'ho fatto, e ognuno, anche voi altri, ha il diritto di fare quello che vuole, però mettono le cose che non sono vere anche nei giornali. Dobbiamo precisare che noi come giornalisti abbiamo un'arma micidiale in mano, abbiamo dei coltelli di carta che fanno più male di quelli veri e bisogna saperli usare. C'è il rischio di sbattere il mostro in prima pagina? Senz'altro, c'è il rischio di sbattere il mostro in prima pagina quando poi il mostro non è un mostro. Il mostro in prima pagina ci finisce anche perché non solo i lettori desiderano tutto ciò che è morboso, ma anche per tanti altri motivi, tra questi non escluderei in alcuni casi la mania di protagonismo degli stessi magistrati. Perché che si dica o non si dica, in fondo alcune notizie vengono proprio da loro. Questo indipendentemente dal caso Pacciani. Certo, certo, per carità. Ma che ce l'ha con la procura? Ognuno fa il suo mestiere. Che non porta rancore Pacciani. Ma con a nessuno io, perché ognuno dà il suo mestiere. C'è un'oscillazione da un eccesso all'altro. Prima il mostro, adesso Pacciani alla finestra. Questa è una cosa che fa parte del... di questo paese. Ma è una schizofrenia nostra professionale, della volte, gente? Molte volte è la nostra schizofrenia, e quindi bisogna essere sempre molto attenti quando si trattano questioni di questa tale importanza, soprattutto. Pacciani, mi scusi una cosa. Cosa farà nel futuro? Come vedi? Cosa farà nel futuro? Cosa fa di futuro? Dai, cosa fa nel futuro? ognuno lavora per campare, lui e la famiglia. Cosa si fa nel futuro? Io qualche progettino ce l'ho. Allora, io non ho punti. Ha paura di tornare in carcere dopo questa cosa dei testimoni? Senti, discorsi e va bene, via, finirà, se no vi rispondo male. Assolto dalla magistratura, ripudiato dalla moglie Angiolina, lei sì, comunque una sua vittima. Pacciani è stato accolto dalla carità di Suor Elisabetta, la religiosa dei detenuti di Solliciano.
ora si trova in un convento nel cuore di Firenze e in silenzio ascolta la sua coscienza.